Buon sabato a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornate in questo nuovo video Grande Fratello VIP, puntata del 2 ottobre. Dennis Dosio squalificato per bestemmia. Non fate il mio stesso sbaglio, queste le parole che ha detto ai suoi compagni dopo aver abbandonata la porta più spiata d'Italia. E quindi ragazzi, dopo Fausto Leali tocca così al giovane influencer lasciare la casa del Grande Fratello. La sua permanenza è stata veramente breve, è quello che ha annunciato proprio ieri Alfonso Signorini nel corso della puntata, spiegando il motivo, ma non entrando nei dettagli, del perché Dennis Dosio è dovuto uscire dalla casa. Ha pronunciato una bestemmia nella notte ed è stato un comportamento che ovviamente né Mediaset né il Grande Fratello hanno deciso di coprire e quindi è stato punibile con un'espulsione. Poche ore prima della puntata il Grande Fratello aveva annunciato con un comunicato Instagram e social l'annullamento del televoto. Infatti scriveva così che i concorrenti coinvolti nel televoto della sera del 2 ottobre, cioè Massimiliano Morra, Dennis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Pini, Maria Teresa Rute e Gwenda Goria, Audua del Vescovo e Ammello, era stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Quindi nella serata del 2 ottobre il pubblico sapeva la decisione che aveva preso nei confronti di uno di loro, e questo era proprio Dennis Dosio, che in lacrime ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP. Dennis Dosio in lacrime, come ben vi dicevo, è molto dispiaciuto per l'accaduto, ha chiesto scusa a tutti, sia in confessionale che dopo è entrato in puntata, dove qua, come lo vediamo noi, è entrato nello studio del fratello, comunque si sente veramente in colpa per tutto ciò che ha detto e ha fatto. Ovviamente ha compiuto un'inesattezza, diciamo ragazzi, di un ragazzo di 19 anni, però l'occhio del Grande Fratello non ha potuto prendere un provvedimento diverso, perché la legge è uguale per tutti e anche per Dennis, come per tutti gli altri concorrenti che in questi 20 anni di Grande Fratello hanno commesso una bestemmia, è scattata l'espulsione. Voi che cosa ne pensate?